Siamo a Milano in occasione della giornata mondiale anticorruzione a parlare di whistleblowing. Oggi vogliamo riunire attorno allo stesso tavolo tutte le organizzazioni che si occupano di whistleblowing in Italia. Siamo assieme ad esperti, accademici, avvocati, giornalisti, attivisti, pubbliche autorità e aziende, tutti insieme per cercare di capire che cosa si può ancora fare per migliorare la protezione dei whistleblower, che sono un po' le nostre vedette civiche. Noi non abbiamo neanche una sentenza, né pubblico né privato, che attua una tutela antidiscriminatoria, per i motivi più svariati. Allora, la legge è molto buona, il problema è che non viene applicata in modo ugualmente buono. Il whistleblowing siamo tutti, dobbiamo farlo tutti, non soltanto chi concretamente porta avanti una segnalazione. Se non ce ne facciamo carico noi, tutti, le istituzioni, la società civile, la politica, i whistleblowers continueranno a pagare prezzi altissimi. Un giornalista deve essere disposto a farsi arrestare. E questa è una cosa in cui credo, perché se cade questo principio, è caduto il principio fondamentale di rispetto e di garanzia della democrazia, perché della riservatezza del whistleblower poi beneficiano tutti i cittadini. Quando parliamo di whistleblowing non parliamo solo di corruzione, non parliamo solo di norme, ma parliamo di qualcosa di molto complesso, attorno al quale sta naturalmente la psicologia di persone che spesso si pongono davanti al dilemma etico del segnalare o meno. Come vive il whistleblower? Vive innanzitutto con un distacco assoluto che è istantaneo, cioè è come se si staccasse un pezzo di iceberg. Nel momento in cui tu fai la segnalazione, i tuoi colleghi non esistono più. Entro in ufficio e continuo a pensare cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio. L'Italia, nonostante nel 2019 sia stata approvata una direttiva europea che l'Italia avrebbe dovuto recepire alla fine del 2021, a distanza esatta di un anno non ha ancora recepito la direttiva, ma soprattutto non si conosce il percorso di trasposizione di questo testo, che potrebbe nettamente migliorare l'attuale normativa vigente sulla protezione dei whistleblower. Perché? Perché la introdurrebbe anche per il settore privato. Manca una settimana alla scadenza della legge delega per recepire la direttiva whistleblowing. Il governo non può più indugiare. Il dispositivo legislativo è già pronto e va approvato oggi. Insieme, con un'unica voce, vogliamo fare pressione per obbligare il legislatore a finalmente recepire la direttiva sul whistleblowing.